amico mio, e mi ha consigliato di andare da un uomo di Dio, Padre Pio, a San Giovanni Rotondo. Arrivo in sagrestia, mi metto lì nel paratorio sperando che qualcuno mi insegnasse come fare per incontrare questo frate di Dio. E a un certo momento vedo un frate che poi ho conosciuto come Fra Giovanni, scendeva in fretta le scale e veniva verso di me. E lui mi chiama: Adolfo, dove vai? Io mi rigiro, dico: ma ce l'ho con me? Sì, sì, ce l'ho proprio con te, vieni qua, ti devo dire una cosa bella. Padre Pio, mi diceva sto Fra Giovanni, mi ha chiamato poco fa nella sua cella e mi ha detto: senti, fammi un grande favore. Poi giù in sagrestia, lì al paratorio, c'è un giovane molto magro, è stato nei missionari ma non ha potuto portare a compimento il suo desiderio, si chiama Adolfo, e digli così che domani alle 9:30 io lo aspetto su nella sala San Francesco, così mi può incontrare. E la mattina dopo, chiaramente prima del tempo, mi sono trovato su nella sala San Francesco ad attenderlo. Arriva il momento, arriva Padre Pio e passa oltre, guarda dall'altra parte, e io nella mia mente penso subito: ma guarda un po', tutti i sacrifici, mi dà l'appuntamento, non mi guarda neanche, guarda dall'altra parte e passa oltre. A quel punto lui si rigira di scatto e guarda verso me e dice: ah, sei qua? E viene verso di me. E mi guarda con due occhi meravigliosi, una cosa indescrivibile. E mi dice: che vuoi? Allora io un po' così, come il mio carattere, dico: quello che voglio io, ma quello che vuole il Signore da me, che non ci capisco niente. E lui mi ha fissato, direi che mi ha fatto la radiografia, e mi ha detto così: tu sarai sacerdote, sacerdote del cuore di Gesù, ma non adesso, passerà molto tempo, però preparati fin da ora e consacrati tutto a Dio. Dopo ho dato anche un concorso alle Poste, perché mio padre ci teneva molto. È entrato alle Poste, sono stato 21 anni. A un certo momento ho capito bene, si sono spalancate le porte, e ho capito bene che il Signore era in quel momento che mi chiamava. Quindi firmo licenziamento, seduta stante, e poi entro in seminario, sono stato ad Assisi 2 anni, e appunto nel 1988 sono diventato sacerdote.